Alcuni pensano che il gatto rimanga un animale selvaggio indipendente, ma il fatto che ci faccia l'onore della sua presenza al nostro fianco è invece un chiaro segnale della sua domesticazione da parte dell'essere umano. Ma quando è successo esattamente? Secondo una ricerca dell'Università del Missouri condotta grazie all'analisi del genoma felino, la domesticazione del gatto risale a 10.000 anni fa. Ed è avvenuta in Mesopotamia quando gli uomini da cacciatori e raccoglitori sono diventati agricoltori. In seguito, quando queste popolazioni hanno deciso di migrare, hanno preso anche questi animali e li hanno portati con loro. Mentre altri animali, come i bovini, sono stati domesticati in vari punti del mondo in momenti diversi, con il gatto c'è stato un processo unico. Secondo gli autori della ricerca, infatti, tutti i gatti domestici discendono dai primi esemplari della Mesopotamia. Ma esattamente come è avvenuta la domesticazione del gatto? Lo chiediamo a Enrico Alleva, etologo e accademico dei Lincei. Buongiorno e bentornato sul Bo Live. Buongiorno. Ecco, esattamente com'è avvenuta questa domesticazione? Ovviamente le prove che possiamo avere sono solo indirette perché non abbiamo certamente resoconti scritti da quei tempi, ma c'è un grande interesse per questa fase che viene spesso raccontata come la rivoluzione neolitica, nella quale piante e animali sono state addomesticate da alcuni gruppi umani. In realtà, gli antropologi fisici, i palettologi, stanno rivedendo questo punto di vista, parlano di epipaleolitico, di paleolitico superiore, momento nel quale, in maniera anche poi uniforme e diffondendosi, molte specie animali, quelle che poi fanno parte di tutto il nostro patrimonio di bestiame, cani e anche tante piante, hanno cominciato a essere prodotte artificialmente. Il gatto si è avvicinato spontaneamente, ora noi possiamo immaginarci qualche cucciolo trovato abbandonato che sia stato accudito da un gruppo umano e quindi abbia avuto quelle caratteristiche di maggiore domesticità, o comunque l'elemento fondamentale è la minore paura della specie umana. E questo li ha avvicinati. Gli etologi parlano sempre di distanza di fuga. Quanto un animale si fa avvicinare, quello è il suo grado di tolleranza della convivenza con la specie umana. A livello evolutivo, quali sono stati i vantaggi della domesticazione per entrambe le specie? Il consenso scientifico per quanto riguarda la specie umana è che avere un formidabile predatore di roditori è stato un grande guadagno per la specie umana. Sappiamo che grano, gran turco, riso, miglio sono la base proprio delle piante domesticate e quindi la base dello sviluppo della specie umana. Le grandi riserve nel periodo invernale di cibo per il gruppo, quando finivano, anziani e bambini morivano di fame. Quindi chi custodiva queste riserve di cibo umano? Il gatto. E quindi veniva anche vezzeggiato quando non considerato una divinità. E certamente po' di gratitudine, nel senso magari di aiutarlo da un punto di vista alimentare, poi non ci dobbiamo scordare che vivere in prossimità con la specie umana tiene lontani predatori che hanno invece molta più paura della specie umana e quindi il beneficio è stato reciproco. Poi questo riguarda tante specie domesticate, anche gli stessi polli. La compagnia, quando non nel caso delle galline, l'essere animali belli, quasi ornamenti,
cane tipicamente, anche la componente di scambio affettivo, oggi viene riconosciuta come un fattore che ha promosso e aiutato questa interazione. Come sono cambiate le abitudini del gatto dopo questa domesticazione? Beh, è entrato sempre più possessivamente all'interno delle abitazioni della specie umana. La componente di protezione esiste ancora in molte culture, in molte zone, anche nel nostro paese, perché certamente tenere lontani i roditori, ma anche gli insetti, ma anche qualche rettile che ci spaventa, è un ruolo importante. Però il ruolo affettivo, il ruolo di pet, di animale con cui cambiare emozioni e far parte di uno stesso nucleo, sia pure interspecifico, è il principale profondo cambiamento. Ci sono differenze tra i gatti randagi di oggi e i gatti selvatici di 10.000 anni fa? E se sì, quali? Allora, è una domanda divertente perché la risposta non può che essere dubitativa. Noi possiamo ricostruire i cambiamenti attraverso, non so, le ossa, quello che può rimanere. In generale, le tecniche, per esempio, di caccia per i roditori, per i piccoli insetti, per gli insetti anche, per i piccoli uccelli, sono le stesse. La morfologia è essenzialmente la stessa, anche la tecnica di agguato, i salti, quindi possiamo dire che di fondo le tecniche sono rimaste piuttosto invariate. Certamente la biografia è molto diversa, perché sono animali i nostri che certamente hanno uno sviluppo con una qualità e quantità di alimentazione. Per cui tutta una serie di problemi, di carenze, deformazioni scheletriche e tanti altri fenomeni che vediamo negli animali che si devono cavare da soli in natura, per non parlare delle malattie infettive e dei predatori, li rendono differenti. Probabilmente erano molto più capaci di cavarsela in periodi nei quali anche i nostri gatti randagi, se vanno a mendicare un po' di cibo, da qualche parte lo trovano. E rispetto al cane, che insieme al gatto è l'animale di affezione più popolare, quali sono le principali differenze di comportamento nei confronti dell'essere umano soprattutto e da cosa derivano? Come abbiamo detto in apertura, il gatto per millenni è rimasto il custode del granaio, del deposito di riso, quindi doveva rimanere un animale sufficientemente selvatico e predatore, e come tale qualcosa del suo hardware comportamentale doveva rimanere non modificato. Il cane, al contrario, è stato completamente plasmato sui bisogni della specie umana. Ora, la capacità di seguire una pista olfattiva per la caccia, la difesa degli spazi, delle abitazioni umane, i cani da guerra, tantissimi ruoli. Il gatto essenzialmente è quell'animale che ci aiuta a custodire le nostre riserve di cibo. Quindi la profonda differenza con il cane però non riguarda quelli che sono i rapporti tra la mente della specie umana e un'altra mente animale con la quale si convive abitualmente. Quindi la capacità di scambiarsi informazioni. Al di là della mancanza del cane come del gatto di avere un linguaggio articolato come la specie umana, ma soprattutto quanto dimostrato pienamente già da alcuni anni nel cane, quella di non solo comprendere le emozioni del proprio partner umano, ma anche di saperle modificare, quindi saper
consolare, saper fare dispetti, saper abbassare la tensione magari con delle attività giocose. E questo certamente chi ha un rapporto con il gatto potrà testimoniare che avviene. Però, diciamo, lo stato dell'arte, almeno dell'etologia, invece recita che le capacità del cane, proprio per questo essersi così plasmato sulla specie umana, sono superiori. Va detto che l'umanità è divisa tra coloro i quali amano la compagnia di un cane e amano la compagnia di un gatto, poi c'è qualche eccezione di chi ha ambedue e magari anche altri animali, e il cane è certamente un animale che ha una socialità di gruppo molto avanzata e sofisticata, quindi ha un desiderio e capacità di interazione, mentre il gatto in qualche modo deve trovare un'intesa personale, è più complesso da avvicinare per alcuni aspetti, termine poco scientifico, più misterioso, ma proprio per questo più compatibile con alcune menti umane, per le quali coprirsi reciprocamente anche da un punto di vista sentimentale, che si perdoni la parola, è più complesso, però più appagante. Quindi non vorrei classificare le persone come adatte al cane o adatte al gatto, ma tutti noi nella nostra biografia sappiamo cosa vuol dire.